che lei è molto chiaro, insomma, quello che dice Tamese, non si è capito se è incedibile o se ha richiesto. Incedibile. No. Un giocatore, tra l'altro, che ricopre con grande disinvoltura tanti ruoli, è veramente, anche per me che ho cominciato a seguire l'Hellas con più attenzione nell'ultimo periodo, un giocatore che mi ha impressionato. Grazie. In questi anni proprio la sintonia tra direttore e allenatore, a partire dall'amico Juric, è stata un po' l'arma vincente. Naturalmente erano dei fuoriclasse entrambi, no? nel loro lavoro, e questo ha permesso veramente delle cose molto belle, non solo i risultati ma anche il calcio molto bello. Ecco, credo che Verona abbia accolto l'arrivo di Cioffi in maniera positiva, perché lo si è visto proprio come un altro, chiamiamolo giovane, emergente. Lei ritiene che il Verona abbia fatto una buona scelta in questo senso, o la scelta migliore che potesse fare? Credo che l'Udinese sia una delle migliori società del calcio italiano, per come interpreta è una grande scuola insieme all'Atalanta. E il fatto che l'Hellas Verona sia riuscita a convincere Cioffi a lasciare l'Udinese e a venire qua è uno dei grandi meriti di questa. L'Hellas Verona si è costruita una credibilità negli ultimi anni che fanno sì che si è messa in una posizione nel ranking italiano di grande prestigio. Quindi il nostro club è stato scelto da Cioffi e noi abbiamo scelto Cioffi, questo è un grande merito. Cioffi è un predestinato, ha proprio le stimate dell'allenatore che arriverà ad alto livello. Quando lei parla di sintonia allenatore-direttore, è riduttivo, perché è la sintonia che da Setti arriva all'ultimo non dico la figura per non mancare di rispetto, all'ultimo dei dipendenti dell'Hellas. Quando una società funziona nella parte tecnica è perché funziona dalla testa, è dalla sede che partono gli input perché l'ambiente sia favorevole, sia propedeutico a raggiungere i risultati. Quindi credo che l'Hellas Verona sia diventata proprio una grande famiglia negli ultimi anni. E allenatore e direttore abbiamo goduto di questa serenità, di questa autonomia e di questo entusiasmo che si respira quando si entra in questa sede. Io questo che ho percepito venendo da un po' dall'inferno, sono venuto io anche. Grazie. Prego. Tommaso Badia, Calcio Hellas. Buon pomeriggio direttore, benvenuto. Grazie. E visto che prima insomma un po' hai elogiato il suo predecessore, il tuo sì. Amico, con cui immagino si stia anche interfacciando in questi giorni, visto che ha parlato di Ilis, ha parlato di Atalanta, vuol dire, qual è il colpo di Toni D'Amico che l'ha impressionato di più? Fatto di essere rimasto 6 anni in un club, fondamentalmente questo, partendo dal basso e conquistando giorno dopo giorno la fiducia degli operatori di mercato, del suo presidente. Io ho respirato all'interno del club come Toni sia diventato credibile e come sia diventato autorevole nel suo muoversi dentro la società, perché la formazione che ho trovato nei dirigenti, nell'organizzazione è figlia evidentemente di un ragazzo, perché è più giovane di me, di un ragazzo che evidentemente ha talento. Ecco, io ho notato questo. Diciamo che un giocatore non me lo dice. Giocatore no, perché poi magari lo sbaglio io e meglio di me. E poi voglio chiedere, insomma, lei arriva dal Brescia, si è fatto anche qualche nome di giocatore del Brescia, di solito quando magari un allenatore non dice va via da una squadra in un'altra, prova magari a portarsi dietro qualcuno, volevo chiedere se c'è qualcosina magari con qualche giocatore del Brescia che potrebbe arrivare a Verona. Il calcio che fa l'Hellas Verona negli ultimi anni ha fatto un calcio molto particolare e molto peculiare, e arriva un allenatore che ha dei parametri nello scegliere e indicare i giocatori molto preciso. Il calcio che si faceva a Brescia non era un calcio adatto al trasferimento di quel prototipo di giocatori nel calcio che farà l'Hellas Verona. Sul settore giovanile, ma così come sta dicendo in questo momento anche il mercato, perché su molti giocatori del settore giovanile dell'Hellas Verona c'è un interesse particolare. E
per come è strutturata questa società, il settore giovanile sarà attenzionato in maniera molto importante. Questo lo posso garantire. Una sfida anche a livello professionale contro se stesso, nel senso che le condizioni non sono semplici. Lei prende un prodotto già molto valorizzato, non è facile migliorarlo ulteriormente. Quindi anche questo elemento, questa sorta di sfida appunto con lei stesso ha inciso nella sua scelta, cioè si rivede in questa lettura. Ti dico che questo è l'anno peggiore per un direttore sportivo per venire all'Hellas Verona, perché tre anni così importanti potevano essere un deterrente, ma nello stesso tempo ti dico che vengo in una situazione però che mi è stata lasciata in maniera ottimale, con una squadra forte, con una squadra ancora competitiva, quindi la leggo al contrario, io posso solo raccogliere i frutti di chi mi ha preceduto, non devo diventare io il protagonista, io devo solo continuare. Sono un dirigente che ama, parlerò oggi, ma e poi ci rivedremo probabilmente a fine stagione, a fine mercato, non sono uno che deve per forza ergersi a protagonisti. I protagonisti sono i giocatori, e i giocatori che ci sono nell'Hellas Verona sono molto forti, quindi io spero di essere quello che accompagnerà il buon lavoro fatto precedentemente ed eventualmente deve stare attento a non fare errori e basta. Quindi mi piace vedere l'altro rovescio della medaglia. Okay. Lorenzo Bizzego, Verona Network. Buon pomeriggio direttore, benvenuto a Verona. Grazie. E la mia domanda è riguardante il calcio mercato, che nell'ultima ora sono circolati nomi anche giocatori giovani dalla Serie B. Volevo sapere se il Verona avrà un occhio di riguardo verso i giovani della Serie B che anche sono stati attenzionati da Mancini, quindi ecco, la mia domanda è se il Verona cerca qualcosa anche in Serie B. Sì, sinceramente sì, noi guardiamo tutti i campionati, abbiamo un'ottima area scouting e quindi stiamo monitorando tutto quello che può essere utile anche in Serie B. E concludiamo con Filippo Baldi, redazione eraldo.it. Direttore, benvenuto da parte mia. Grazie. E una domanda riguardo al tipo di gioco. Lei ha detto che Verona ha un tipo di gioco che è unico, ha una sua identità e vogliamo mantenerla. Questo tipo di gioco però è anche estremamente dispendioso dal punto di vista atletico, l'abbiamo visto l'anno scorso in cui a tratti la panchina è apparsa leggermente corta rispetto soprattutto alla qualità estrema dei 11 titolari. In un anno così particolare, in cui il campionato parte prestissimo, in cui ci sarà una sosta mondiali anomala, in che modo la preparazione della rosa dovrà appunto fronteggiare queste difficoltà? La nostra idea è quella di fare una rosa che possa avere posizionati anche nella primavera dei giocatori all'altezza per poter essere portati anche in prima squadra. Quindi nella costruzione delle due squadre il lavoro mio e di Margiotta sarà fatto in grande sintonia. Ci saranno proprio dei giocatori posizionati in attesa di poter essere travasati in prima squadra. Invece nella organizzazione del ritiro, delle amichevoli e della preparazione verrà tenuto conto del fatto che praticamente bisognerà fare in questo campionato due preparazioni diverse, una iniziale per una partenza praticamente sparata e poi un ritiro nuovamente a novembre, in dicembre per la pausa dei mondiali. Quindi sarà molto importante dal punto di vista organizzativo un lavoro dei preparatori atletici, del nutrizionista e del medico per organizzare al meglio un recupero e una preparazione adeguata.